Era Space Jam Rosenborg 1-0 per gli Space Jam. Ma che partita! Che partita! Come direbbe qualcuno, e che derby! No, vabbè, non è stato un derby, però è stata una grandissima partita. 1-0 per gli Space Jam. Protagonista in positivo e negativo, possiamo dire Salah. In positivo perché Salah ha guidato la goleada, ma in negativo perché purtroppo a causa del suo errore gli Space Jam riescono a segnare il gol e ritorno. Ma se andiamo con ordine e cominciamo a leggere le formazioni, Rosenborg incerottata, tante le assenze, Rossi ha bagnato e poi in partita perde anche Mineo. Sono assenze pesantissime. Speriamo. Sì, perché praticamente si è spuntata la squadra, esatto, di Rosenborg, quindi Rosenborg poteva solo giocare in difesa e sperare in qualcosa in contropiede. Però la partita è stata sempre, diciamo, come si dice, sempre viva, perché su 1-0 Salafia ha parato di tutto e l'ha tenuta sempre a tutto, sempre Rosenborg a galla. Vai. Comunque gli Space Jam sono al completo, addirittura sono in 9, però iniziano in 8 perché Alberto Griffo è arrivato, diciamo, 17 minuti più tardi. E infatti ci sono avvicendati tre portieri in porto. Sì, prima ha iniziato Campagna, addirittura, poi è arrivato Alberto Griffo. Passiamo un attimo, al primo tempo, in primi minuti, diciamo, le squadre sono in fase di studio, gli Space comunque giostrano meglio la palla e sono più pericolosi davanti alla porta di Salafe. Al nono minuto però i Rosenborg hanno la più ghiotta palla gol forse del primo tempo, con Mineo che supera Simone Griffo, si presenta tu per tu col portiere Grasheffa, ma bravissimo quest'ultimo a evitare il gol dell'1-0. E all'undicesimo minuto ancora il Rosenborg a farsi davanti, a impensierire la difesa avversaria con un tiro di Leonardi che sfiora di pochissimo il palo, ma ecco che entrano di scena gli Space Jam con Campagna che si incura in area di rigore e colpisce la traversa. Poche minuti più tardi è il turno di Caramazza, servito benissimo da Smeraldi. Caramazza in contropiede si dirige verso la porta avversaria e anche lui colpisce incredibilmente il legno, di preciso colpisce il palo, quindi sfortunatissimi gli Space Jam che sono vicinissimi al primo gol. Come abbiamo detto poc'anzi, è arrivato Albertino Griffo e quindi gli Space Jam hanno un portiere di ruolo. E che portiere, perché si sa che Albertino Griffo è un grande portiere. E nel frattempo gli Space Jam fanno le prove generali per il primo gol, ma oggi è davvero sfortunato soprattutto Ciccio Campagna, che è davvero sprecone sotto porta. Al 22esimo minuto Campagna continua, diciamo, il suo periodo no, perché colpisce il palo grazie anche a un tocco di Salafia, e su questa occasionissima per gli Space Jam si conclude con il partire di 0-0 i primi 25 minuti della partita. Sì. Passiamo nel secondo tempo, ancora Salafia impegnatissimo in questi minuti, i primi minuti della ripresa, ma occhio dall'altra parte perché i Rosenborg si affacciano dalle parti di Alberto Griffo e quest'ultimo è bravissimo a distendersi sul tiro di Davide Leonardi. Gli Space comunque continuano a dominare sotto porta, però si dimostrano sempre più sfortunati, non si mostrano poco lucidi, ma sta di fatto che comunque c'è anche quel portiere di Salafia che è bravissimo, che si rende protagonista in varie occasioni. Ma dal decimo minuto l'occasione, diciamo il culmine della partita, perché Salafia combina un pasticcio, sbaglia il rinvio, colpisce Simone Griffo e la palla entra incredibilmente in rete, quindi 1-0 per gli Space Jam, mani sui capelli per Salafia che era davvero uno dei migliori in campo e purtroppo questo errore macchia la sua prestazione. I Rosenborg cercano in tutti i modi di limitare i danni, provano a reagire, ma purtroppo non hanno attaccanti lì davanti. I Rosenborg provano a difendersi, ma lì davanti, a casa anche dell'infortunio a partita in corso di Mineo, diciamo, non c'è nessuno che può mettere la palla dentro e soprattutto manca anche l'attaccante, diciamo, tra virgolette, da boa. Al 12esimo minuto comunque ci prova il Lano su punizione, magari a pareggiare, ma bravissimo Albertino Griffo a respingere. I Rosenborg, come ho detto, faticano a uscire, gli Space Jam continuano sempre di più ad assedere la metà campo avversaria. Salafia comunque in qualche modo si riscatta della papera del decimo minuto ed evita più volte il possibile 2-0. Sì, ha preso di tutto, perché poi gli Space nel tentativo, diciamo, di chiudere la gara hanno fatto un vero e proprio assedio. Anche perché i Rosenborg avevano difficoltà senza Abbagnato e senza Mineo praticamente a portare palla in avanti. Infatti gli Space Jam non si accontentano del 1-0, cercano un altro gol anche per mettere a più al sicuro la partita. A 5 minuti alla fine, bella azione fra Campagna e Smeraldi, Campagna sempre Smeraldi, si coordinano per un bellissimo tiro a po' ed è splendida la parata di Isa.
all'Afla che evita il gol del 2-0. Nei minuti finali, ancora gli Spezial, cross di Crescenzo per la testa di Campagna, che è solo Saletto, indisturbato, e incredibilmente Ciccio Campagna si divora il possibile 2-0. Ma per fortuna questi errori non sono costati, perché gli Spezial, anche segnando solamente un gol, ottengono una vittoria importantissima. 3,4 punti solamente con un gol, questo è il bello dell'Inter School, si sa. Ma comunque c'è da dire che gli Spezial oggi hanno davvero dominato la partita. È vero che comunque dall'altra parte c'era una squadra in lottata. Ricordiamo, abbiamo detto all'inizio, assenze importanti come quelle di Rossi, ha bagnato ricordiamo il pallone d'oro della Serie A d'apertura, e poi a partita in corso si è fatto male Mineo, e quindi i Rossi proprio, erano completamente senza punte. Bravi comunque i Rossi a difendersi molto bene a denti stretti, con Salafia strepitoso, all'eccezione purtroppo del gol subito. Sta di fatto che comunque Space sempre in testa alla classifica. Space sempre più in testa alla classifica, in attesa dei risultati dei draft, sì. Aspettando comunque l'altra partita, quella degli Spurs, che giocheranno più tardi. Comunque gli Spurs sempre si godono il primario solitario, e vanno alla grande questi Spurs. Invece Rosenborg a metà classifica, ma con una zona playoff che è tutta praticamente sempre più incollata. Tutto da vedere. Tra zona playoff e zona playoff ormai non c'è differenza. Ci aspettiamo fine d'aprile. Eh già. Ringraziamo il nostro grandissimo video commentatore Manuel Busetta, alla prossima. Ciao, grazie, ciao.